Radio California presenta Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. La, 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 ti puoi fidare, ma, ti puoi ma, fidare. Neppure più di tanto. Sì, soprattutto nella puntata di oggi. Oggi è una puntata un po' particolare. Noi di solito parliamo anche di problemi, insomma, della nostra città, dell'Abruzzo, di politica. Oggi abbiamo detto basta. Oggi insomma, è così. Sorridiamo un po'. Oggi sorridiamo. La scimmia gli diventa più grosso. Oggi è così. E poi quando impazzisce, lui vuole la bocca. Ma chi è che non lo conosce? Chi è che non conosce questo personaggio? Personaggio storico dell'emittenza radiofonica nazionale. Al Leone di Lernia. Il grande Leone. Ciao ragazzi. Sono sull'organo della vita che si incontra con la stessa acciuga sulla vacchia qui in montagna. Vabbè, non abbiamo capito niente, però vabbè. Dove ti trovi? Oh, sono a Salsicario in montagna. Sto registrando tutta la neve che sta facendo, perché poi domani la mettiamo tutti in diretta, così scivolo sopra la scarciofa la bestia, capito? Ho capito. Leone, ma attualmente di cosa ti stai occupando? Stai facendo radio, televisione, cose combini? Come vedo tutte le sere stiamo facendo con Mario su NTV, la vedono due persone. Certo. Poi sto facendo, la settimana scorsa, le ieri mi hanno preso ancora per il culo, altre 20 minuti su Italia 1 mi hanno preso per il culo, sono già 8 scherzi che mi fanno delle ieri. Scusa, ma come fai a non capirlo? Ma tu non l'hai mai capirlo. Se vieni tu te lo fanno neanche a te, perché non te ne accorgi. Certo. Capisci? Noi donne quando prendiamo qualcosa non ce ne accorgiamo. Come noi donne? Vabbè. Oh, guarda che voi siete gay come me adesso. Non fate finta che non siete gay. Ho sentito quella cosa lì, perché il vostro avvenire è proprio il gay. No, anche perché tra l'altro tu sei di casa e qui a Pescara, no? Ecco, molti si chiedono a Pescara, ma che ci fai sempre a Pescara? Io ho la casa a Pescara da mortuaria. Una delle tante case. Poi c'è mia sorella Larry Vetrina a Pescara. Che voi la conoscete, Larry Vetrina? Come no, conosciamo. Gran bella attività, certo. Poi vengo a Pescara perché Pescara è una bella città. Io giro tutto il mondo, ma Pescara è una bella città. Sai, io ho messo mia cognata a fare sesso, facevo la prostituta a Pescara, ma non facevo una lira perché erano tutti gay. Certo. Il pubblico deve sapere che noi tre abbiamo grossi sacri che assistono al messo in culo un po' basso. Occhio, perché noi abbiamo il nostro qui non è proprio come titolare, 105, allora dobbiamo fare un po' attenzione. Sì, non fate le schizzino, Luciano, non siamo noi, è Leone che dice le cose strane. Che voi la servi, mettete col sedere di fuori vicino al ciascuno con la speranza. Tra Montesilvano e Pescara. Non so se conosci. Adesso non si può fare più, Luca. Hanno messo anche le telecamere. A Montesilvano andate voi, ma io rimango a Pescara. Ma a Monte Pescara andate voi a Montesilvano. Conosci la zona della Riviera, dove una volta. Ma come c'era non la conosci? Ricco, una volta. Una ricca scelta. Anche ora, caro Luca. Tu pensi che Pescara c'è il mare? Io ho fatto l'isola dei famosi a Honduras 5 anni fa, no? Era bellissima. E il mare di Pescara è lo stesso. Sai che ho perso un anello nel mare di Pescara, l'ho trovato dopo un secondo. Perché non è così sporco, è vero. Il Pescara c'è un mare meraviglioso. Sai, tutti gli anelli, gli orecchini, li vedi subito nell'acqua. A proposito di Pescara e di Chieti, quindi stai lavorando anche con Ivo Avido, che è di Chieti, Ivo Avido è venuto a fare lo zoo 2 anni fa con noi, perché io sono 18 anni che faccio lo zoo e mi sono rotto anche le palle, perché poi nello zoo adesso sono rimaste 12 parole. Tutte parolacce, sì. E allora quando tu fai 30 anni di bella cosa e poi ci sono gli ultimi anni tutte parolacce, non mi diverto più. Faccio 5 minuti e me ne vado. Ti sei tirato un po' fuori, diciamo. Più.
Senti, non faccio più di questo. Leone, tu hai sempre giocato un po' con le parodie, eccetera. Ma il primo contatto nazionale con chi è avvenuto, quando è avvenuto, cioè dove ti hanno scovato? Con Lorenzo Arbore, 50 anni fa, all'altra domenica. Bel battesimo, diciamo, con Lorenzo Arbore, l'altra domenica, o quando facevo l'altro gradimento, quelle cose lì. Sì. Addirittura un battesimo di classe, d'alta classe. Come fatto lui mi mandava le telecamere in tutte le balere, no? Dove c'erano tutte quelle donne belle a 80 anni che ballavano, quei ragazzi di 20 anni, e poi non li mollavano più, capito? E allora io tutte le canzoni che facevo, lui mandava le telecamere, poi sono andato da lui all'altra domenica, tutte quelle cose lì. Ma se una cosa volevo chiederti, il tuo rapporto di odio e amore con Marco Mazzoli? Marco Mazzoli, io, a me è un bravo ragazzo, adesso ha fatto le scale. Però ti ha sempre perché... chiamato vecchio di merda. No, Luca, diciamo, Luca, abbi pazienza, Luca. Ma quello è un trucco. Io lo dico a lui, perché dobbiamo fare così? Lui dice, Leone, dobbiamo fare così perché le persone che ci ascoltano sono squilibrate e depravate, e noi facciamo così. Certo. Infatti non puoi ascoltare un programma, scusa, beh, adesso non lo posso dire nella vostra radio, ma noi la più bella parola è quella. No, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diciamo. Allora noi diciamo delle parolacce talmente grandi che la gente ascolta, capisci? Ormai fanno finta di scandalizzarsi, però stanno tutti ascoltare questo programma qua, che ormai tutto parolacce, non è no, che ma perché, perché poi tra l'altro affrontate di argomenti seri, soprattutto della vita politica della nazione, risultando a volte più credibili degli stessi politici. Perché noi abbiamo un pubblico talmente sballato, squilibrato, che non hanno dignità, che capiscono così. Invece prendo la persona con la terza elementare, col cazzo ci crede a queste cose qua. Leone, una mia curiosità, la tua prima radio, quanti anni avevi e qual è stata allora, la prima radio? Allora, ti dico, la RAI, con Luciano Salce e Bicio Valora, a Roma, la RAI. Quindi la RAI. Hai cominciato la con la RAI, RAI quindi non sì, con una radio privata. Con la RAI, sì, dopo che voglio loro a parlare, io ho cominciato. Io ho fatto tanta televisione, ho fatto 45 CD che tu non te lo puoi immaginare, hanno venduto milioni di CD false, cassette false 30 anni fa, 40 anni fa, che però tu non ti hai sei idea. Fatto anche un po' di soldi. Beh, diciamolo, dai. Beh. Sì, però sì, io ho il vizio, però, che sono gay, devo pagare ogni volta un ragazzo che fa sesso con me, ma li frega tutti. Finiti tutti i soldi. E vabbè. Leone di Lenna. Devo trovare un ragazzo per far sesso con mia moglie. Io, se trovo un uomo che fa sesso con mia moglie, do 10 milioni di euro. Puoi fare un annuncio anche qui. L'ho fatto 105.000 volte, ma non si vogliono avvicinare. L'uomo c'ha paura del suo organo, della vita, che si incontra con la festa giù che se la macchia. Lo so che non capisci un cazzo. Però tu, Marco, ricorderai ai tempi dell'amico di tutti, insomma, Fabio Fazio, Leone faceva una cosa. Qui c'è l'inno che tu odi perché tu sei milanista, Marco. Certo. Lui andava dietro agli inviati di quelli che è il calcio. No, giusto? No, no, no. Come funzionava quella cosa? Allora, ragazzi, io ho fatto 22 anni a quel del calcio e andavo al Milan, all'Inter, su Rai 2, però sempre a quel del calcio. Che la gente credeva che io andassi lì a vedere le partite. Mi fa schifo, io odio tutte le squadre: il Milan, l'Inter, la Juventus, la Sampdoria, il Torino. Ti odio a morte. Speriamo che vengano una diarrea tutti quanti e vanno a cagare sopra una montagna di cazzo. Così almeno. No! Un calcio al pallone ti prego 10 milioni, c'è gente che guadagna 500 euro al mese, nemmeno li guadagno, capito? Certo. Allora, quindi tu andavi lì solo per farti vedere? Solo per quello. E che mi fregavo, che mi davano 3.500 euro al mese. Allora, Leone, purtroppo siamo arrivati al termine. Ti lasciamo solo 10 secondi per salutare gli amici dell'Abruzzo. Però sei anche su YouTube, quindi insomma. Eh beh, certo. Allora a tutti i bruzzesi, all'Abruzzo, i bruzzesi e i brossoloni, voi sapete che Leone di Verni ogni anno viene da voi perché siete delle persone più belle della vita, siete le persone più meglio, meravigliose. Soltanto quelli che stanno parlando di me sono due culattone che non. Ma sì! Saremmo noi, il gatto una volta. Grazie, Leone. Cordialmente, vi voglio bene, auguri a tutti quanti, a tutta l'Abruzzo. Ciao, ragazzi. Un abbraccio. Ciao, grazie. E beh, adesso si è chiuso il cerchio. Oh. Abbiamo anche Leone di Lernia. Abbiamo fatto l'impossibile per non dire più parolacce. All'ultima puntata del gatto e la volpe. Luciano, ti chiediamo scusa. Non siamo stati noi, è stato Leone di Lernia, ma lui è così.
Questo era uno dei suoi primi. Proprio per restare in tema, dall'album. Non saluta, dire il titolo, perché salutami tua sorella. Vabbè, questo si può dire. Vabbè. Te si immagnate la banana. L'ascoltiamo proprio 10 secondi. No, chiudiamo con questo. Ah, chiudiamo come base. Cioè... È tardissimo. Ciao Luca, ci sentiamo domani. Ciao. Grazie Leone. Grazie. Vecchio di... Non si dice. Lei soffriva di malinconia. Il mangiare era una mania. Era assai goloso delle bananaios. Tu si mangiata la banana con due salsicce e un parmigiano. E modo si andava se tutto fena limonata con tre cucchiaie di cetrata. Il Gatto e la Volpe, in collaborazione con Park Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. La cornice ideale per realizzare il sogno del giorno più bello o per allestire meeting e congressi. A due passi dal mare e dalla montagna, tra sapori, profumi e benessere. Park Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. Strada Comunale San Silvestro, Pescara. Corradetti, prodotti artigianali. Specialità teramane come il croccante alle mandorle e i sassi d'Abruzzo e poi confetti, biscotti, marmellate, canditi e mandorle. Tutti rigorosamente made in Italy e realizzati artigianalmente con l'utilizzo di materia naturale di primissima qualità, senza conservanti o coloranti. Da una tradizione lunga quasi un secolo, tramandata da tre generazioni e da una profonda passione per i prodotti locali, nasce Corradetti, sinonimo di dolcezza, qualità e dedizione. Corradetti è a Sant'Egidio alla Vibrata, per te o per un regalo, sicuramente speciale, sfizioso e prezioso, da acquistare anche online sul sito www.corradetti.info. Mamma, bastano questi bigodini e questa congiatura cotonata? Guarda che il nostro successo è dato anche dalla tradizione. E questa la filosofia di ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio, affacciato sul mare a Francavilla, propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax, grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Il gruppo di agenzie Eurotour di Pescara è specializzato da più di 20 anni in viaggi di nozze. Qualità, efficienza e prezzi competitivi sono i nostri punti forti. Il viaggio di nozze è un viaggio importante e noi siamo pronti a sostenere i vostri desideri e necessità. Vi proponiamo un'ampia scelta di destinazioni e tipologie di viaggio. Seychelles, Africa, Thailandia, Stati Uniti, Australia, Polinesia. In esclusiva sul Mediterraneo e Caraibi, la nave più grande del mondo. Sconti fino a 500 euro per chi prenota oggi il suo viaggio di nozze 2015. Per tutte le info www.eurotour.it. Per vivere la notte, Schilling Night Club. Schilling, ex Prestige, in via Lago di Como a Montesilvano. Osteria della Musica, All That You Want. Vieni a trovarci e scoprirai tante novità. Osteria della Musica, via 420 72, Cepagatti. Radio California ha presentato Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il Gatto e la Volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi, di cuore e fiato.